sicuramente uno stronzo. È uno stronzo. Ma non uno stronzo qualunque. No, no. È uno di quegli stronzi che si incastrano nel cesso e non riescono a scendere quando scarichi. E si fermano lì e ti guardano. Con quegli occhi stronzi. Con quella bocca stronza. Con quel culo stronzo che caga altri stronzi, che si incastrano in cessi stronzi, di case stronze, di città stronze, di paesi di merda! Ma chi cazzo è? Ma lo scopro. Fosse pure l'ultima cosa che faccio, lo scopro. Adesso studio un piano dettagliato del quartiere. Che a confronto il Panopticon di Jeremy Bentham è un pezzo di groviera nel deserto. Che citazioni che ti tiro fuori. Ma io dico, ma come fai tu, piccola donna, a lasciare uno che ti cita filosofi utilitaristi, che ti cucina ricette esotiche, che ti ascolta quando sei triste, che ti scopa in salse erotiche, robotiche, cervellotiche, plastiche, biostatiche, dinamiche, figallurgiche, falliche, palliche! Ancora conservo la fedina che mi ha regalato. Che coglione! Guardati. Guardati. Non c'è niente che ti possa scalfire. A te queste situazioni fanno bene. Tu queste cose te le mangi a colazione. Guarda che sguardo di pietra. Questi occhi possono perforare montagne. Guarda che mascella d'acciaio. Questi saranno i denti che si mangeranno il suo cuore appoggiato sulla sua scapola. E questa sarà la lingua che taglierà a fette il carpaccio del suo fegato. È colpa mia. Non la trovo bene. Almeno 2 anni che ne la trombo bene. Non mi lavo mai i denti prima di andare a letto. Non mi metto il deodorante sotto le ascelle. Non alzo mai la tavoletta. Non cucino. Non pulisco. Non butto la spazzatura. Non porto fuori il cane. Anche perché non ce l'abbiamo il cane. Ma fa lo stesso. Dovrei comunque portare fuori il cane ogni tanto. Dovrei comunque andare a Dovrei portare fuori il cane. Dovrei comunque andare a portare fuori il cane ogni tanto. 20 minuti. Che mi costa di far finta di avere il cane 20 minuti? Tutti quelli bravi lo fanno, io no! E poi non le faccio mai regali. Non le apro la portiera della macchina. Vabbè, ma che cazzo l'apre la portiera della macchina alla donna al giorno d'oggi? Chi l'apre? Non fa niente, tu la devi aprire! E quando sono elegante, mi vuole sportivo. Quando sono sportivo, griffato. Quando sono griffato, alternativo. Quando sono alternativo, mi vuole nudo. E quando sono nudo, si addormenta. Perché non la trompo bene. È questo che non va. Perché tu puoi essere anche lo schifo più schifo della terra, ma se scopi come devi scopare, non hai un cazzo di problema con la tua donna. Tu m'hai tradito. È colpa tua, cazzo. Come mi hai potuto abbandonare? Prima trombavamo 3 volte al giorno. E poi siamo passati a 1. E poi trombavamo 3 volte a settimana. E poi siamo passati a 1. E prima trombavamo 3 volte al mese. E poi siamo passati a 1. E poi trombavamo 3 volte l'anno. E mi ha mollato. Perché se una donna non ti scopa, non ti vuole. Io cazzo, tu finta, non scopare. È semplice. Certo ne avrà trovato uno con il suo non livello mentale. Uno di quelli io cazzo, tu fica, noi scopare. Che schifo. E io sempre attento a tutto. Portarla in ristoranti ricercati. A farle regali ricercati. Ad avere atteggiamenti ricercati. A ricercare ricerche ricercate. E lei in un attimo arriva e bim. Ho un altro. Come un altro? E me lo dici così. Quindi è finito tutto. No, no, non è finita. È solo che non so decidere. A me piacere tutti e due. Forse sono innamorata di tutti e due. Sai, sono una donna e le donne sono indecise. Ah, le donne sono indecise.
Gli uomini sono animali, stronzi, insensibili, tutti uguali. E le donne più mature, complesse e soprattutto indecise. Ma vaffanculo, Fermetta, vaffanculo! A te sto nome del cazzo che non mi è mai piaciuto! Adesso ti piacciono gli uomini pelati. No calvo, rasato. Si dice pelato. Se uno è pelato, è pelato. Se ti piace uno pelato, abbi il coraggio di dire mi piace uno pelato. Perché io non ti piacevo con i capelli? Tu hai a disposizione uno come me. Sguardo ipnotico, fisico scultoreo, pieno di capelli e ti vai a mettere con un teschio. Un morto. Sono morto. La mia vita è finita senza di lei. Guarda che difficile vivere così. Io sono innamorata di tutti e due. Uno è dolce e uno è amaro. Uno è sensibile e uno è duro. Uno è colto e uno è stronzo. Spero di non essere io lo stronzo. Ah no, tu sei colto. Anche se un po' stronzo lo sei pure tu. Pure stronzo sono adesso. Uno è giovane e uno è vecchio. E chi sarebbe il vecchio? Ah, io sarei il vecchio. Ma se abbiamo la stessa età. Sì, ma tu vivi da vecchio. Vesti vecchio, pensi vecchio. Fai cose vecchie, tipo fumare. I vecchi fumano, i fenici fumavano, i babilonesi, gli achei. Ecco, tu sei un acheo. Sei vecchio come un... E poi io sono una donna. E le donne sembrano più giovani. A me ne danno al massimo 23. Sì, decortellate. Come Giulio Cesare. Troppe parole. Secondo me sei in una fase di rigetto. Troppo intelletto hai avuto con me. Troppi argomenti. E ti sei fatta scopare dal primo fesso con le palle gonfie. E magari con una di quelle risate grasse, tipiche dei fessi. Un collega. Le donne sono veramente un libro aperto. Dovrebbero rimanere chiuse, a casa, doppia mandata, come dicono gli islamici, sì. Ecco, anzi non a casa, dentro una stanza, anzi non una stanza, il bagno, anzi non il bagno, il lavandino. Idraulico. Come hai fatto a tradirmi con un idraulico? E per giunta pelato. E da quanto avanti? Un anno. Un anno? Un anno. Cazzo, la cassetta da attrezzi. Le tue gambe, i miei libri, sigarette, adesivi, frasi fatte, cose vecchie, cominciate. Le tue noie per l'affitto, due monete sotto al letto, uno schiaffo improvviso sulle scale. Aspetta, aspetta, te la pago, aspetta un attimo. Sono 5 euro. Portafoglio, cazzo, porca puttana. Portafoglio. 5 euro. Mi sono dimenticato il portafoglio. Ho capito, ma mi deve pagare la birra. Quant'è? Sono 5 euro. Mi deve pagare la birra. 5 euro? Sì, sì. Vabbè, ma se passo domani mattina? La giornata è merda, mi ha mollato pure la mia donna. Mi ascolti, abbia pazienza. Mi deve pagare la birra. Vabbè, ma sono 5 euro di fronte al fatto che mi ha mollato la mia donna. 5 euro, che sono? Scusa, scusa, scusa. La pago io, dai. Non c'è bisogno di... La pago io, ci penso io. Te la offro io. Grazie. Quant'è? 5 euro. Ecco. Grazie mille. Prego. Grazie. Beh, accomodi, dai. I ritagli di giornale, l'insalata, da lavare, le promesse, come sempre. Salute. Da buttare. Grazie mille, eh. Te lo ridò fino all'ultimo euro, eh. Mi sono dimenticato il portafoglio, non lo so quello che è successo. Anzi, guardi, domani mattina io alle 8:30 passo qua davanti. Se si fa trovare qui, alle 8:30 le ridò 5 euro. Lascia stare. Qua davanti, non c'è problema. Ti chiedo per favore, diamoci del tu, dai, ok? Grazie. Senti, ma prima, quando eri lì al bar, ho sentito che dicevi che sei stato lasciato. Sono stato lasciato, sì. Ma senta un po', ma lei, se fosse una donna, si metterebbe con uno come me? Non lo so, non avevamo detto che ce l'avevamo del tutto. Ah, è vero, scusa. Ma se tu fossi una donna, tu, te metteresti con uno come me? Non lo so, non lo so.
Non lo so, io non sono una donna e... Però se fossi una donna e fossi libero, magari mi metterei pure con uno come te. Uno come me? Sì, sì. Sì. Non ti devi abbattere, dai. Bisogna reagire. Non ti devi abbattere. Il problema è quello. Che io sono uno che si abbatte. E invece lei è una che batte, sta stronza. Hai capito? No, non ho capito. Lei si è messa con un collega, capito? Con un collega, un manager, uno vestito bene, come te. Mica come me che sono un idraulico. Poteva star con me una come lei. La colpa è mia, la colpa è mia, la colpa. E la cosa allucinante è che tutto questo sta uscendo fuori oggi, quando io sto seduto esattamente nello stesso posto e lei era seduta esattamente nello stesso posto quando ci siamo baciati la prima volta. E questo era diventato il posto dove noi ci siamo conosciuti, capito? Pensa che cazzo la vita, porca puttana, tante volte assurda proprio. Scusa, come si chiama lei? Ma non ci dovevamo dar del tu? Sì, no, lei, come si chiama? Mi chiamo Giulio. No, lei, la ragazza, come si chiama? E come si chiama? Non lo voglio dire, guarda. Come si chiama? Dimmi come si chiama. Nome, guarda, meglio che non come si chiama? Come si chiama lei? Fiammetta. E come fai a saperlo te? Perché sono uno stronzo. Ne vuoi un'altra? E piamose un'altra birra, va. Le tue gambe, i miei libri, sigarette, adesivi, frasi fatte, cose vecchie. Certo che il mondo è piccolo. In tutta la città si doveva mettere con due che poi si sarebbero incontrati. Il mondo è piccolo, ma le inculate sono grandi. E poi ci siamo incontrati perché ci portava a bere sempre nello stesso bar. Non l'hai capito ancora? Manca un filo di immaginazione, la stronza. Vabbè, lasciamo perdere, ti saluto. Ciao. Nel silenzio più profondo anche il battito del mondo si è fermato per capire. Aspetta, benvenuta lì. Andiamo sotto casa sua. Ci presentiamo insieme. Noi due. O le piani infarto, oppure finalmente scegli uno dei noi due. Dici? Dico. Sicuro? Sicuro. Va bene. Andiamo. Va bene? Sì, andiamo. Andiamo. Determinati però. Determinati. Andiamo. Determinati, cazzo. Dai, andiamo. Andiamo, dai. Dai. Dove cazzo vai questa la macchina? La macchina ci va. Ma davvero quest'amore è una bomba nucleare, fa scoppiare la ragione dentro al cuore nel silenzio. Ma sei sicuro che stava a casa stasera? Certo, sono sicuro. Sono due ore che stiamo qui, se gela. Sono sicuro. Ecco. Ciao ragazzi, come state? Bene. Oh, questo è Gianji. Vi presento Gianji. Scusate, adesso dobbiamo andare. Gianji inaugura casa nuova sull'Aventino. Se volete siete invitati. Grazie. Chiamatemi, vi do l'indirizzo. Bene. E adesso? Che si fa? Birretta? Birretta? Però paghi tu. Stavolta paghi tu, eh. Non posso pagare, non c'ho il portafoglio. Ma davvero, mamma mia. Quest'amore è una bomba nucleare. Fa scoppiare la ragione dentro al cuore.